Scontro tra big nei quarti di finale di Coppa Italia. Il primo round va al Grumentum Matera, che vince di misura sulla Vultur. Vultur che è stata protagonista di molte occasioni. La Vultur parte infatti già al terzo minuto con Figliomeni, che in aria impegna il portiere di casa. Sulla prima azione il Matera va subito in gol. Da un calcio d'angolo, la Carra colpisce di testa, sorprendendo la difesa bianconera e insacca in rete. Strano episodio al sedicesimo minuto, quando un dirigente del Grumentum Matera entra in campo per far polemica con i giocatori della Vultur. L'arbitro è buono e gli dà il giallo. La Vultur ci crede e al 24esimo minuto Petagine ci prova dal limite ma Salerno para. Al 28esimo minuto Petagine serve un pallone a Grieco, che disturbato da un difensore di casa non riesce a controllare il pallone che attraversa tutta l'area finendo fuori. Si rivede il Matera al 30esimo minuto quando Dinielli da fuori area sfiora il palo. E Alassani a impensierire di nuovo la difesa del Grumentum. Al 32esimo minuto tiro dal limite dell'area, che Salerno blocca in due tempi. Allo scadere del primo tempo, gol annullato alla Vultur. All'inizio del secondo tempo, brividi alla difesa vulturina, quando Lira Ferreira, da fuori area, tira un bolide che si stampa sul palo. Il momentaneo pareggio della Vultur arriva da un calcio di punizione al 55esimo minuto. Lo maestro trova un tunnel nella difesa e spedisce il pallone dritto in rete. Ritorna alla carica la Vultur con Petagine, che al 66esimo minuto entra prepotentemente in area avversaria e calcia. Salerno è bravo a respingere in alto. Ancora Vultur dopo due minuti. Figliomeni crea scompiglio in area avversaria, la difesa salva sulla linea. Rigore dubbio per il Grumentum Matera al 68esimo minuto, quando entra in area Falco e nell'azione Salcino tenta di anticipare la palla. Contatto tra i due e Falco cade. Dal dischetto la Carra spiazza Donna Ianna. Il Matera è di nuovo pericoloso all'88esimo, quando Mastroberti mette alla prova Donna Ianna, che respinge l'insidioso tiro. L'ultima azione per la Vultur, confusione in area. Giunge la palla allo maestro, che al volo tira in porta, ma il pallone è debole e facile preda per Salerno. Si chiude l'incontro, che ha visto le due squadre giocare alla pari. Per la Vultur è tutto rimandato a mercoledì 27 ottobre.